my queen of waves. The courage of wonder, the jinx of fame. My bitch will blunder with my whole fate. Ciao! Allora, oggi volevo farvi questo Get Ready With Me. Penso che sarà più o meno veloce. Volevo parlare con voi mentre mi trucco, ovviamente, perché tanto dopo devo girare un altro video. Quindi mi sono detta, giriamo un Get Ready With Me, così ho almeno due video. E tanto mi devo truccare. In questo video vi parlerò della mia esperienza all'interno della Varangoni dal punto di vista degli insegnanti e dei miei compagni di classe. Perché dovete sapere che in questi 3 anni, io ho frequentato 3 anni, e in 3 anni sono... Aerei parte. Ok. Dovete sapere che in questi 3 anni sono cambiate tantissime cose, insegnanti, compagni, proprio la logistica, mi sono strappata via il rossetto. E quindi niente, volevo mettermi un po' al corrente appunto di come io li ho affrontati, di come sono stati per me, e vi assicuro che sono stati bellissimi. E vabbè, comunque nel video ve ne parlerò. E niente, spero che il video vi piaccia, mi raccomando, mettete mi piace. E niente, buona visione, ciao! Allora, cominciamo questo video. E voi dovete sapere che io non riesco a cominciare a truccarmi se non mi metto il profumo. Sono malata, lo so, non sto bene. E questo qua è un profumo che io adoro personalmente, mi piace da morire. Me lo ha regalato mia zia, e io l'ho sempre sentito su di lei, alla fine lei me l'ha regalato, perché è fantastica. È Happy di Clinique, la confezione è bellissima, che ricorda molto la Sweet Peach, infatti mi truccherò con quella. A me personalmente piace tantissimo, ha un profumo molto fresco, quasi fruttato, molto buono, la confezione è molto semplice, ricorda sempre comunque i profumi di Clinique, sono sempre così molto, abbastanza semplici. È buonissimo, vi giuro che è buonissimo. Io ogni volta che lo sentivo su di lei impazzivo. Allora, volevo fare questo video perché molte persone mi scrivono sia in privato su Instagram o qua su YouTube, o mi inviano le mail chiedendomi sempre informazioni sulla Varangoni. Io sono sempre felicissima di rispondervi, perché comunque mi metto nei vostri panni e so che di informazioni sull'istituto Varangoni non ce ne siano tantissime in giro, perché mi ricordo che quando io ho cominciato a cercare non ho trovato nulla. Comunque comincio a toccarmi perché sennò non finiamo più. Devo evitare di macchiare anche questa maglietta, perché col fondotinta ne ho fatte fuori davvero tante, ma tante. Questo video per diciamo raccontarvi come io mi trovavo all'istituto Varangoni, che per chi non lo sapesse è un istituto d'alta moda e design, più di moda che di design, anche se ha aperto un nuovo campus qua a Milano solo di design, molto carino, piccolo però carino. E io più che altro volevo parlarvi di come mi trovavo con gli insegnanti, con i miei compagni, com'era un po' l'ambiente, perché io so che quando cercavo informazioni sull'istituto Varangoni c'erano tantissime voci su di esso, appunto, che era un istituto un po' per, tra virgolette, fighetti, che è vero, e gli insegnanti erano un po' beep, che è vero, e quindi adesso vi racconto, magari vi faccio anno per anno. Io sono stata lì 3 anni, quindi ho fatto una laurea triennale, anche se attualmente qua in Italia non è riconosciuta come laurea, quindi se ve lo state chiedendo, attualmente nel 2018, non so se le cose siano cambiate in questi ultimi mesi, però attualmente non è riconosciuta come laurea. Allora, io il primo anno mi sono trovata all'inizio così e così, perché l'avevo molto sottovalutata. Pensavo che fosse una scuola molto facile, tra virgolette, molto semplice, che non mi ci dovessi impegnare tantissimo, quando in realtà non è assolutamente così. Non puoi prendere l'istituto Varangoni
con facilità, perché comunque ci sono tantissime cose da fare, gli insegnanti ti danno tantissime cose da fare e le cose da fare sono appunto tanti, i corsi sono tanti, sia il primo anno secondo me è il più complicato di tutti in quanto a ore di lezione, perché è quello che ha più ore di lezione. Il primo anno ha tantissime ore, io mi ricordo che a volte avevo lezione dalle 8 alle 5, una roba assurda veramente, e quindi uscivo dalla scuola che ero esausta, perché entravo che c'era buio, uscivo che era buio. Miki, non strappare i fazzoletti. Passo al concealer, al correttore, e vi stavo dicendo che appunto io con gli orari mi trovavo un po' così e così, perché era molto molto pesante, anche perché io uscivo da un liceo, comunque il liceo, il mio, non era come tutti gli altri, perché comunque uscivo abbastanza tardi, uscivo che erano le 3, arrivavo a casa alle 3:30, 4, quindi era un po' tra virgolette, scusate un attimo, devo cercare nella mia pochettone il correttore perché non lo trovo, il correttore che sto usando io è di Shiseido, si chiama Perfecting Stick Concealer nella colorazione 22 Natural Light, e quindi per me la cosa più dura all'inizio, perché ho avuto tante cose dure il primo anno, all'inizio la cosa più difficile per me sono stati gli orari, perché mi ricordo che avevo l'impressione che la scuola non finisse mai, e dopodiché quando vi ho detto appunto che io la prendevo abbastanza sotto gamba, quindi non mi sono impegnata tantissimo, anzi, infatti loro il primo anno comunque le materie più importanti, diciamo, sono disegno, storia del costume, storia della moda, abbiamo, non so se il primo anno, sì, mi sembra che abbiamo fatto anche qualcosina in Photoshop, ma penso nella seconda metà dell'anno, e quindi io le cose le facevo però non mi impegnavo tantissimo. Infatti mi ricordo che quando ci hanno detto dei primi esami e ci hanno dato le date, perché dovete sapere che lì si fanno esami spessissimo, ogni 2-3 mesi, e sono tutto un ciclo di esami assurdo, cioè non è un esame, ogni 2-3 mesi c'è un ciclo di esami di tutte le materie, e in più ci sono anche tra virgolette esami intermedi, l'insegnante vede a che punto sei col lavoro e ti dà anche a quello una valutazione, mi ricordo. Soprattutto taglia confezione, lì veramente avevamo formativo ogni giorno. E taglia confezione mi ricordo che era la materia in cui andavo peggio il primo anno. Non che sono migliorata tantissimo, perché non ero molto portata sui cartamodelli, a realizzare cartamodelli. Non era una cosa... cioè mi piaceva molto come idea poter realizzare un vestito, però io non ero molto brava in quello, quindi riuscivo a fare un po' più del minimo, a volte il minimo, dipendeva tanto dalle cose, perché sui pantaloni mi ricordo che era andata bene, sui vestiti era andata bene, sulle camicie era andata malissimo, e anche sulle giacche classiche era andata così così. E quindi quando poi c'erano gli esami, mi ricordo che io, insieme ad altre mie compagne, eravamo comunque quasi sempre indietro, perché non ci impegnavamo tantissimissimo, ma penso un po' tutti erano all'inizio un po' indietro, perché non te lo aspetti quanto in realtà è difficile. E quindi niente, i primi esami sono andati un po' malino, io ero molto demoralizzata perché dicevo, cavolo, non so fare niente, però alla fine devi ingranare, quindi come consiglio vi do iniziate a bomba subito, perché gli insegnanti si fanno subito un'idea di voi. Gli insegnanti sono molto attenti a come cominciate, a come lavorate, tutto quanto. All'inizio quindi sono andata un po' così così, poi alla fine mi sono ripresa, è andato tutto bene. C'erano materie che mi piacevano di più, come la materia di disegno, materie che mi piacevano un po' di meno, come taglio e confezione, storia della moda andavo benissimo, ho sempre voti molto alti. E Photoshop andavo abbastanza bene, dai, tutto tranquillo. Quindi dal punto di vista scolastico del rendimento, diciamo, all'inizio un po' così così, poi sempre meglio. Adesso uso come cipria la cipria di NYX, si chiama HD Finish Powder colore 02 banana. Comunque io lo applico con un dischetto di cotone perché mi trovo meglio che col pennello.
E niente, quindi dal punto di vista delle materie era così tranquillo. Poi per quanto riguarda i compagni di classe, allora, all'inizio io ho fatto subito amicizia, per fortuna, anche se io non sono una persona che fa, che ha tante amicizie, che ha tanti amici, diciamo che ne ho pochi, ma buoni. E anche perché, non lo so, sono fatta così. E quindi io mi sono fatta subito il mio cerchio di amici. Però alla fine all'interno della nostra classe, per fortuna, andavamo tutti d'accordo, davvero tutti. Non c'era, il primo anno non c'era, diciamo, disparità nella nostra classe, andavamo tutti d'accordo. Mi ricordo che quando c'erano le notti prima degli esami, ci whatsappavamo, avevamo il nostro gruppo su WhatsApp della nostra classe, si chiama FD, come si chiama? Fashion Design 05, credo che eravamo la classe numero 5. Allora ci messaggiavamo e dicevamo: tu a che punto sei, tu che cosa stai facendo, ci mandavamo le foto, ci aiutavamo. Il primo anno è stato molto bello dal punto di vista delle amicizie. E niente, quindi comunque uscivamo insieme anche al di fuori della scuola, era molto bello, il clima era molto bello. Sapevo che in altre classi, ad esempio, non era così. Sapevo che c'erano alcune, diciamo, rivalità, perché all'interno delle classi ci sono sempre tante rivalità, perché uno vuole fare meglio dell'altro e così via. Cioè, mi ritengo fortunata ad avere la classe al primo anno che ho avuto. Il secondo anno, se non mi sbaglio, si sono aggiunti dei nuovi membri, sì, e lì le cose sono un po' cambiate, perché alcuni ragazzi sono stati bocciati, quindi dovete sapere che sì, la Marangoni, ragazzi, boccia, se voi non fate niente vi boccia, ce ne vuole ma vi boccia, quindi impegnatevi, perché di certo non fare niente non vi porta alla promozione. E quindi si sono aggiunti dei nuovi ragazzi con cui io personalmente e alcune mie amiche abbiamo fatto più difficoltà a inserirci, perché non lo so, ci hanno preso male sin dall'inizio. Però vabbè, alla fine quando c'era da discutere su delle cose della scuola, alla fine riuscivamo a parlare, quindi vabbè. Poi mi ricordo che il secondo anno comincia a fare più vestiti, quindi comincia a creare una mini collezione, proprio bello dal punto di vista della soddisfazione personale. Abbiamo cominciato ad avere meno ore di lezione e abbiamo cominciato ad avere tipo un'ora in meno o due ore in meno rispetto al primo anno. Facciamo passare l'ambulanza. E quindi niente, così, abbastanza... è andato abbastanza tranquillo, mi ricordo. Nulla di particolarmente... nulla di particolare da aggiungere. E io, come vi ho detto, sin dal primo anno ho fatto amicizia con Eleni, che avete già visto in molti video, perché lei andava, andava dalle suore, nelle stesse suore in cui andavo io, e quindi ci siamo conosciuti lì. E io poi a lei ho presentato le mie amicizie della mia classe, no? Quindi il secondo anno è andato abbastanza bene, meno ore di lezioni, quindi più felice, Liuba. E gli insegnanti erano sempre abbastanza disponibili, abbastanza simpatici. C'erano alcuni che mi piacevano di più, altri che mi piacevano un po' di meno, ma penso come tutte le scuole. E niente, con i compagni è tutto bene. Gli esami, i primi esami sono andati un po' così e così, e poi gli ultimi molto meglio, per fortuna. Mentre il terzo anno le cose sono cambiate, perché come vi ho già spiegato nel video in cui vi raccontavo la mia esperienza di come ho trovato lavoro e tutto quanto, vi avevo detto che il terzo anno all'Istituto Marangoni le classi di fashion design, quindi sto sempre parlando del mio corso di fashion design perché è quello che ho frequentato, si dividono. C'è chi, un gruppo più ristretto che va in sfilata in base alle collezioni che presenta. Facciamo noi una collezione di, credo, 6 capi erano, non mi ricordo, sto dimenticando tutto, che dobbiamo presentare a una giuria, che è molto importante, perché mi ricordo che nella giuria nostra, del nostro anno, c'erano persone che lavoravano da Vogue, da Gucci, da Versace, comunque molto bello. E in base a tante cose comunque sceglievano la tua collezione piuttosto che un'altra. Io mi ricordo che una mia cara amica era entrata in sfilata, e io con altre mie amiche invece
amano andare a fare il portfolio. All'inizio, devo essere onesta, ci rimani male, perché diciamo che è un po' il sogno di tutti, no? Andare in sfilata, però non lo so, per come l'ho vissuta io, dopo un po' ho preferito non andare in sfilata, perché vedevo le persone che andavano in sfilata che erano completamente, cioè non avevano più una vita sociale, perché dovevano fare solo quello, avevano 10.000 cose da fare, 10.000 test, davvero tantissime cose a cui pensare. E poi quando tu vieni scelto alla prima selezione, non è detto che poi alla fine vai in sfilata, perché poi c'è un'altra selezione che vi divide in persone che fanno una presentazione statica dei vostri capi e poi quelli che veramente andranno in sfilata. Quindi c'è un'ulteriore selezione da passare. Io mi ricordo che poi ho iniziato a focalizzarmi sul CV, sul curriculum, e vi giuro che è stata la cosa migliore, perché alla fine è quello che credo mi ha permesso di trovare lavoro. Non sto dicendo che chi va in sfilata non trova lavoro, perché assolutamente non è così, anzi magari ci sono persone che sono andate in sfilata e hanno trovato lavoro e persone che hanno fatto il portfolio che non l'hanno trovato. Come al contrario, per esempio, quando io sono andata, quando sono entrata in classe, nella mia classe tipo di disegno, con il mio insegnante che ci faceva disegno, mi ricordo che ci disse che da qualche anno a questa parte, diciamo, le persone che riuscivano a trovare prima lavoro era chi è che faceva il portfolio, mentre quelli che andavano in sfilata non mi ha detto che non lo trovavano, ma magari con un po' più di difficoltà, perché magari non avevano un portfolio molto completo, avevano soltanto gli abiti da far vedere, queste cose qua. Però dipende, io penso che se uno si impegna e vuole trovare lavoro lo trova, sia che fa la sfilata sia che fa il portfolio. Poi dipende, io conosco una persona che era fissata, che voleva per forza andare in grandissime aziende, e quindi se già ti imponi tu che vuoi andare da Armani, da Versace, da Cavalli o quello che è, cioè secondo me dovresti volare un attimino più basso e all'inizio prendere ciò che arriva, perché è così che si fa, sì, dal basso verso l'alto. Però ovviamente se hai culo entri da Chanel al primo colloquio, tanto di cappello, chapeau. E quindi niente, anche lì con gli insegnanti tutto bene, mi sono trovata meglio che al secondo anno con gli insegnanti, perché avevo degli insegnanti che erano fantastici il terzo anno, davvero degli angioletti che io personalmente amavo alla follia. E le materie, le ore di lezione erano ancora meno che il secondo anno, quindi praticamente avevamo più tempo libero che lezioni e non avevamo neanche tantissime cose da fare. Relativamente le cose da fare erano di meno che gli altri anni. Tutti e tre gli anni sono una bellissima esperienza, io rifarei tutto da capo, e sono passati velocissimi, davvero non me ne sono resa conto, e questo lo dicono tutti quelli che hanno frequentato la scuola. Infatti adesso che io sto lavorando, davvero mi manca tanto svegliarmi la mattina, magari svegliarmi un po' più tardi perché ho lezione il pomeriggio, o vedere le mie amiche in classe, uscire dopo scuola, erano davvero dei bei momenti. Mi mancano anche quei momenti in cui stavo sveglia tutta la notte per finire un lavoro, in cui non dormivo, passavo giorni e notti a non dormire per appunto finire i progetti. Quella è una cosa che comunque davvero mi manca tanto, perché era bellissimo, davvero bellissimo. Io volevo mettermi a girarmi anche altri video, quindi ovviamente mi sono messa a truccarmi per quello, perché comunque come al solito lo sapete, uso il Puva Vamp perché mi piace da morire. Ok, trucco occhi finito, pensiamo alle guanciotte. E io voglio mettere questo blush illuminante che ho preso da OVS, che sarebbe la copia economica di quello di Too Faced, famosissimo. Allora, come rossetto uso questo di Kiko, che mi ha regalato mia sorella, sono quelli magnetici. Nella colorazione Velvet Passion, è molto carino, abbastanza naturale, però beh, mi piace tantissimo.
Infatti le ho chiesto di regalarmelo perché mi piaceva da morire. E niente, quindi questo è il look finito. Io spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuto il trucco, spero che vi sia piaciuto il video. Per me è stato un po' un video sfogo, perché mi sono... vi ho raccontato un po', no, questi miei 3 anni in maniera molto veloce. E vi giuro che è stata per me un'esperienza stupenda. Sarà così per chiunque si vorrà iscrivere all'Istituto Marangoni o allo IEDO, alla NABA, a qualsiasi istituto o università, perché comunque sono gli anni, secondo me, sono stati gli anni più divertenti della mia vita, gli anni in cui ho fatto più, diciamo, più follie. O qualcuno vi vuole salutare, come sempre. Sono stati per me degli anni stupendi, veramente bellissimi. Per te, Miki, che non eri ancora nato. Non eri ancora nato tu, ma che cosa? Ma perché non ero nato? Io certo che ero nato, scusa. Occhio, ti ho l'orecchio. E quindi niente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, che schifo, tutta bagnata. E adesso ne girerò un altro, altri due, non ne ho idea. Ne volevo girare uno sicuramente su, diciamo, come entrare all'Istituto Marangoni, la missione, queste cose qua, perché un ragazzo di voi me l'ha... perché uno di voi me l'ha chiesto e credo che sia... sì? Ah, ha i capelli! E quindi niente, gli avevo detto che l'avrei fatto, adesso lo faccio perché penso che possa essere utile anche a qualcun altro. Niente, noi ci vediamo al prossimo video. Vi chiedo di lasciarmi un mi piace e di, magari se avete domande, scrivermi un commento. E niente, un bacione da me e Miki. Da me e Miki, e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!